Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, come andiamo a Veneziano, siamo a Monza e ancora pole position per due decimi su Gigi Hamilton, giro perfetto nel Cume. Queen a Monza e Fioi voglio vincere in casa, ragazzi, voglio portare a casa il successo in casa. Dai ragazzi, nuvoloso, come a Spa, ma non è prevista pioggia. Dai Fioi, le due Mercedes dietro che vogliono subito attaccarmi, 13 giri, Gran Premio di Monza. Gran Premio di casa per la Ferrari. Qua ragazzi non voglio sbagliare, sicuramente non posso sbagliare ai box perché la pit lane è dritta praticamente. E ci siamo. C'era sicuramente bagarre dietro. Ma dobbiamo sfruttare le gare favorevoli ragazzi, le dobbiamo sfruttare. Però abbiamo visto che possiamo sbagliare da un momento all'altro qualcosa. Dobbiamo stare molto attenti. Mamma mia, subito scorata come indiana. Rosberg secondo. Abbiamo 3 punti di vantaggio su Rosberg. Carburante normale. E andiamo ragazzi, qua voglio fare il vuoto. Porca puttana, se penso ancora a Spa mi viene da piangere. Ma anche questa è la Formula 1 ragazzi. Puoi dominare una gara e poi... Due macchine già tardate, comunque due monoposto, quindi qualcosa si è successo, un alettone è andato magari. Hamilton è quarto probabilmente perché Raikkonen è terzo. Raikkonen sta dando molto fastidio, però la cosa mi gasa molto. Tutti alla parabolica, ma il Kume è già nel rettilineo. No, ma Hamilton addirittura quinto è forse... Ho fatto un assetto chiaramente iperveloce. Tenuta di strada bassissima. Però velocità di punta elevatissima. Mamma mia che nuvoloni a Monza però. Mi hanno dato 0% possibilità di pioggia. Brutto. Bruttissima sta curva. Chicane presa malissimo, perdo molto. Dai ragazzi che Monza è una mia gara, un'altra gara favorevole. Possiamo e dobbiamo fare bene qua. Buono Kume, buono, ok. Due ritiri, attenzione, ritiri. Due ritiri. Monza è una gara dove la safety car esce fuori. Ecco, sopra guardare. Ma puttana trota. Concentrazione, come ne pensa la gara. No, no, quello che succede da dietro. Pensa a te stesso. Per cortesia. L'RS mi spaventa molto. Ah, Dio mio. Ok, la safety car non sembra uscire però. Perché sarebbe uno svantaggio chiaramente in questo momento. Niente, non stiamo, siamo in un momento non positivo, eh. Ancora. Niente, il Kume sta dormendo adesso, in un... Kume sveglia. Rosberg è tornato sotto. Nicolino è tornato sotto. E mosso cazzi con l'IRS. Sono veramente cazzi con l'IRS.
Vai, comendone parabolica affrontata in maniera non propriamente meravigliosa. Ragazzi, devo andare ai box, ma non stiamo andando bene. Ve lo dico già che abbiamo un Rosberg comunque là vicino. E dopo la sosta un po' paura, sinceramente. No, come? Aspetta prima di fare il cambio. Ok. Adesso vediamo se devo fare un giro o due perfetti, se no mi mangio il primo posto anche qua. Dai. Dai, piccolo cube. Porta a casa il risultato, Fette. Vogliamo la vittoria in casa, Monza. Nessuno va ai box adesso, però. Incredibile. Carburante elevato. Guarda come mi ha tirato... No, vabbè, ma è pazzesco, però, come mi ha tirato... Ma dai! Ma guarda come mi ha tirato fuori dai box, vabbè. Va bene. Adesso bisogna tirare come dei disperati, ma non abbiamo un passo bello in gara. Un gran giro di qualifica. Mamma mia, come siamo entrati male in pista, mamma mia. Pensavo molto meglio dopo la qualifica, invece quel primo posto penso sia quasi impossibile ormai. Staremo a vedere, dai, vediamo. Ehi, ma che tagliato, dai. Non rompiamo il cazzo. Ok, sono tutti i box i primi. E adesso vediamo. Vediamo un po', dai, 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 spingi, 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 spingi. Chiaramente siamo secondi, Rosby fa preso la prima posizione, come normale, insomma, vedevo che nei giri era più veloce. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa adesso in sto giro a risuperarlo, ma la vedo molto dura. Vai, come provaci. Mamma mia, qua ho rischiato tantissimo. Ho rischiato il contatto. Però il miglior primo settore assoluto. Dai, ma ritroviamo proprio adesso il passo. Sarebbe importante trovare adesso il passo gara adesso, nel momento più importante. Vai DRS e preghiamo. Devo fare la staccatona della vita, eh. Andiamo alla parabolica. Anche miglior secondo settore assoluto. La parabolica non mi viene bene. Purtroppo la parabolica l'ho fatta di merda. Eh sì, è abbastanza ufficiale la cosa. Dai, 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 dai. Ma ti ho perso tanto nell'ultimo settore. Ora siamo vicinissimi. Siamo vicinissimi, ragazzi. Tutti in piedi, signori. Tutti in piedi. Dai, come? Very good. Fantastic. Fantastic. E siamo tornati primi. Qualcuno mi scrive. Ma non posso. Questo è veramente un momento delicato. Siamo tornati primi comunque. Grande come, grande come. Dai ragazzi, stiamo per cominciare l'ultimo giro. Abbiamo un buon vantaggio su Rosberg. Stiamo tenendo abbastanza bene. Sono soddisfatto. Siamo in un buon momento di forma. Alla fine me lo sono sorpassato in pista, Nicolino. Final lap. Potevamo vincere anche in Belgio, avevamo, non dico ipotecato niente, però
E che a noi ci fregano i ritiri, che purtroppo ci sono certe gare le facciamo cagare. Un po' come l'AutoGP, insomma. Vai, comandone, regalaci il sogno. Merda. Scodatissima Rosberg, c'è. Mamma mia. No, adesso, no, l'ultimo giro, cazzo. Buona questa. Carburante elevato. Dai che dobbiamo vincere assolutamente qui in Italia. Gara casalinga a Monza. Molto bene, molto bene. Manca solo la parabolica e poi possiamo festeggiare forse la quinta vittoria, non mi ricordo più. Eccoci qua ragazzi. E Vettel va a vincere il Gran Premio d'Italia a Monza, 25 punti fondamentali. Purtroppo Rosberg è secondo, quindi guarda che mondiale equilibrato, pazzesco. Non guadagniamo tanto, però intanto siamo primi, scusate il gioco di parole. Hamilton quarto, ritirato Sainz Junior e Jenson Button. Siamo a più 10 e a più 30 su Lewis Hamilton, più 39 sulle icone, comincia a staccarci. Nella costruttori siamo primi per un solo punticino sulla Mercedes. Signori, è un mondiale apertissimo, può vincere chiunque. Raga, con queste immagini meravigliose di Vettel che lo vorremmo sempre vedere al primo posto sul podio, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!